Di vita dei cafoni, cosiddetti cafoni, gli abitanti dei paesi dell'attuale Val d'Agri, è impressionante, come pure la disparità di visione che esce fuori dal confronto con gli incartamenti ufficiali dell'epoca. Vincenzo ci racconta come il brigantaggio, grazie ad una legge, la legge Pica, diventa un reato penale che porterà alla morte tantissime persone. E ristabilisce verità anche verso la quota rosa dell'epoca del brigantaggio, cercando di delinearne i tratti per ristabilire il ruolo attivo delle donne avuto a fianco degli uomini che accompagnavano. Paterno, nonostante fosse un piccolo villaggio, forse proprio per questo, è spesso al centro delle cronache e dei fatti dell'epoca. Ritroviamo tante citazioni, tanti nomi di persone che sono state coinvolte, consapevolmente o loro malgrado, in quella guerra fratricida e, attraverso il racconto delle gesta di Angelo Antonio Masino, scorgiamo il ritratto dei cosiddetti foresi, dei contadini del popolo paternese. Bene, questo è quello che io ho letto nel tuo libro, che è stato molto interessante nella lettura. Quindi io passo la parola all'assessore La Terza, prego. Buonasera. Sì. Buonasera, grazie anche da parte mia per la vostra presenza. Sono qui a portarvi i saluti del sito, che per un imprevisto non è potuto essere presente. Mi ha incuriosito effettivamente la lettura solo parziale del suo libro, perché intanto solo l'altra sera ho saputo di dover essere qui e non è stato nemmeno facile reperirlo. L'analisi del fenomeno del brigantaggio è condotta in una maniera puntuale e mi piace soprattutto come si tengono insieme le componenti sociali e politiche del fenomeno del brigantaggio. Un fenomeno che si sviluppa, sappiamo bene, dopo, è un fenomeno post-unitario, quando la piemontesizzazione rende ancora più difficili le condizioni dei contadini del sud. È una rivoluzione politica. Mi piace pensare a quello che diceva Vincenzo Cuoco a proposito del saggio sulla rivoluzione napoletana del 99, quando affermava che le rivoluzioni non si fanno senza popolo, ma il popolo non si muove per raziocinio, ma per bisogno. E certamente è il bisogno che spinge gli uomini di queste valli ad abbracciare, a sopportare il peso di una lotta durissima. Una lotta che si confonde tra il politico e il personale tante volte, quando la vendetta, il bisogno di farsi sentire, viene immediatamente alla mente pensare proprio all'etimo della parola che dà il nome alla nostra regione, Lucania, che è terra di lupi o terra di boschi o terra di luce. Io penso che tutte e tre queste accezioni possano essere comprese e tutte e tre servono a dare una spiegazione di questo fenomeno che si muove tra il mito, perché il brigante lo viviamo un po' tutti come qualcosa, qualcuno che ci riscatta. Ecco, penso questa è la componente sociale. La componente politica forse è stata vissuta in maniera... Grazie all'assessore e do la parola appunto a Vincenzo, prego. Buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza. Non è un ringraziamento rituale, questa presentazione è la prima presentazione che faccio sui lupi del Volturino, parte proprio da Paterno. Perché Paterno? Paterno perché rappresenta, dal mio punto di vista, e
come ho sempre osservato in questi nostri comuni della Val d'Agri, un punto centrale, rivoluzionario, cioè rispetto ai fatti di rivoluzione di nuovo, Paderno è un comune che si mette in movimento. E rispetto a quel periodo storico che è appunto il periodo dell'Unità d'Italia, che qui bisogna fare una riflessione abbastanza profonda secondo me, perché sono state dette sulla questione del brigandaggio molte cose, sono le tesi che vanno verso una posizione dei Savoia e quindi di Vittorio Emanuele e una posizione verso i Borboni, 25.000 persone quanto saranno a Napoli. I 1.000 arrivano in Sicilia perché si dice che lì ci sia già una sommossa e quindi Crispi accelera i tempi per far sì che ci sia questa possibilità di unità d'Italia, che ha bisogno di forze, un'operazione, quella di chiamare in causa i contadini e dice: se voi vi alleate con me, entrate nel mio esercito, io andrò a fare la suddivisione dei territori demaniali. Cioè una causa aperta da molto tempo. Che cosa c'è? C'erano le famiglie gentilizie, pochissime. Che erano proprietà, poi c'era la borghesia delle professioni, c'erano gli avvocati, c'erano i medici, i farmacisti, c'era la borghesia dei mestieri, i commercianti, tutte queste persone stavano al di sopra di questa massa di contadini che la opprimeva. Circola a Parigi. Subito dopo la battaglia di Cavaccafemi, Sicilia, dove ci saranno i picciotti, dove ci saranno le pacche, vince. Perché trovano questa situazione? Perché i generali borbonici si sono venduti e quindi tutti i militari che stavano nell'esercito borbonico vanno a rimborsare le bande brigandesche. Ma non mi voglio molto dedicare su questo aspetto, perché si sono rubando il tempo. E per arrivare a quello che volevo rappresentare. Masino è uno di quei militari. Abbiamo la prima presenza di questo fenomeno. Perché? Perché qui a Paderno è forte questo distacco che c'è fra i contadini e la borghesia di questa zona. I borghesi che dominavano sul comune di Paderno, su questo prima era villaggio, così lo consideravano, abitavano a Marsico Nuovo. E quindi quelli che stavano qui erano i campagnoli. E sui campagnoli c'erano non i galantuomini, ma i mezzi galantuomini, cioè persone che sapevano appena leggere e scrivere, che cercava di non far sollevare queste persone come capacità di analisi, come capacità di intendimento. E infatti i contadini capiscono solo una cosa, capiscono solo che hanno bisogno della libertà. E come, ma qual è la libertà per loro? La libertà è la conquista della terra. Se loro riescono a conquistare un pezzo di terra, capiscono che quello è il momento della libertà. E loro faranno di tutto per avere questo pezzettino di terra. Ovviamente imboccheranno una strada che è senza ritorno, una strada da cui non si ritorna. Giovani che sfidavano un po' tutto, ma erano quelli che potevano rappresentare una questione vera, che era la questione meridionale. Cioè la questione meridionale, quando noi sentiamo parlare di questione meridionale, e si intende proprio quello. Valeva 20.000 lire. Ningo Nango valeva 15.000 lire, Angelo Antonio Masì valeva 12.000 lire. Quando lo uccideranno a Padula pagheranno 20.000 lire, cioè lo faranno diventare un personaggio ancora più importante. Perché? Perché intanto Crocco
era già evaso e Ning Nang era già morto. Vi volevo far vedere il certificato di morte, che è questo, e l'altro certificato più importante è questo, lo dobbiamo però ingrandire. Vi volevo far notare un particolare. Questo è un documento unico, ritracciato quasi per caso, non stava in una cartella del brigandaggio, stava in una cartella della pubblica sicurezza dell'archivio di Stato di Potenza. Lo leggiamo. Il prefetto di Potenza, cioè scrive una persona da Marsico Nuovo, che è un delegato al prefetto di Potenza, e dice: sorpresi entro Padua mangiando, casa che è casa Ferraro Angelo, briganti Masino Angelo Antonio, Giorgio Giorgi, ma quello è Giorgio, Nigro Magaldi e di Paterno, Maria Rosa, da capitano Fera, tenente Padula, Filomeno, capitano Guardia Nazionale, c'è la Guardia Nazionale anche, dopo catturazione a Roma. Quindi ho messo insieme i documenti dell'uno e dell'altro archivio e ho portato, ho messo in risalto questo aspetto di un brigandaggio in Val d'Agri, che è un brigandaggio diverso, fatto di eroismo. Non è una cosa che è fatta perché dovevano razziare, dovevano prendere qualche soldino da qualche... Perché noi sappiamo benissimo che sul Volturino, quando c'erano le nevicate intense, ora ce ne sono di meno, che facevano i lupi? Scendevano a valle perché dovevano cercare il cibo. E così anche questi giovani che stavano, bertà divina, tutto un a Tesinghina, tenia una veste seta fina, che ha cosuto un carmasino, tiene le scarpe, le bella brigiata, la cumba masina da rialata, tiene 90 sine la seta Gregoria, che ha cosuto cumba Vittoria, tiene le trezze belle e durate, e tutto il resto è come una fata, in dalla camera rimasina, c'è una lampada mutacina. Oi, masina mia, stammi attenti. Maria Rosa, mia, statta sicura. A casa lo compara, non c'è paura. Maria Rosa, bertà divina, tutto una che si inchina. All'intrasatta s'aprì la porta e masina sbiancava come la morte. Si masina una cosa che questa sapia, a chiesa di San Martino, la battiglia. E Maria Rosa, pronta e lesta, seminava dalla finestra. Nel senso che c'è una differenza tra il brigandaggio che nasce
nelle zone del Burture Melfese rispetto al brigandaggio che vediamo se si sente. Sì, qualcuno ha delle domande da porre, vuole approfondire qualche aspetto? Approfondisco io. ho parlato prima di quota rosa. In effetti una parte del testo è dedicata proprio alle donne del brigantaggio. Ci vuoi dire qualcosa di più su questa, la figura della donna all'interno del gruppo dei briganti? Ma per quanto riguarda le donne che sono presenti nella comitiva di Masino, a me piace più comitiva, mi dà più il senso familiare che banda brigantesca. Noi siamo in presenza di masse, di persone che si sollevano, cioè noi dobbiamo pensare che ogni qualvolta moriva uno,